No! Stop! Please, stop! Stop! Aiuto! Raggiungiamo la nostra amica Fritz qua, che non lo so, sta cazzeggiando con le barriere. Devo scortarla, ecco, i classici escort. Noi ci portiamo avanti col lavoro, perché sennò gli NPC si buggano e si fermano un'ora e mezza. Lei certo, nel dubbio, sì. Si copre e via. Venite tutti qua, ragazzi. Qua, qua, qua. Tutti qua, ragazzi, che vi faccio vedere io. Qua, qua. Non c'ho il Blaystorm, vaffanculo la vita, che schifo. Mi sono sparato i GT a caso, sto imbecille. Eccolo. Ok, sgomberata l'aria. L'aria, no l'aria. Questi sicuramente rompono il cazzo, lo togliamo subito di mezzo. Visto che la tizia deve passare qua, quindi inevitabilmente questi andiamo a ammazzarli. Fate così sulle missioni escort. Portatevi avanti, perché sennò si fermano sempre. In NPC sono noiosissimo. Ah, io non mi ero accorto che stavo tipo per morire. Non c'era qualcosa per recare, sì. Easy. Vai, vai, tu cammina, cara. Ah, ci si ferma pure. Porcaccio d'inci. Ovviamente, mentre questa si ferma, ne approfittano. Io faccio così. Vi spiano. Madonna quanti ce ne sono. Spero che sta barriera esiste, perché sennò qua ragazzo. Fuggi cocca, fuggi cocchetta. Quanti ce ne sono. Via 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 via. Via via via. Fuga fuga. Non seguono. Infatti ha detto la tizia, perché non ci seguono? Noi ovviamente non ci facciamo domande. I need to rest. Artifact power. Ce lo prendiamo ovviamente. Sai che ti dico? A te ti lascio qui. Scenetta! Che non vi faccio vedere ovviamente. Ho l'impressione che questa catena di quest devo per forza finirla. E devo prendere tutti questi cristallini, ovviamente con le dovute interruzioni. Se no era troppo facile, no? E lascia! Ma che cazzo è? Se io lassù come che cazzo dovrei farti, scusa? Guarda tu! Easy. No! Ah! L'ho preso i cristalli. Ma io come l'ammazzo quella là sopra, cazzo? Non ci arrivo. Oh, senti. Immune? Come cazzo dovrei fare? Ah, devo... Ah, ok, devo ammazzare questi forse. Sì, devo ammazzare questi. Ragazzi, questa è difficile, oh. Cazzo. Vabbè, meglio, sennò tutte queste sono sempre stupidissime. Ho sbagliato tasto. Ok, una merda per l'invulnerabilità ce n'è andata. Non mi rallentare. Ammazziamo quell'altro stronzetto qui. Ok, immunità finita. E adesso ti spacco male. Dobbiamo anche girare sempre, perché questi ci spara questi dardi tipo di merda. Non se non ne assonniamo ovviamente. Bisogna anche fare un po' di away ogni tanto, perché escono fuori questi stronzi. Ok, l'ho fatto. Dai che voglio andare allo Skyhold veloce. Porco dinci. 800 artifact power. Stai fuori? E una madonna. Bam. Connesso back. E adesso ci può fare tutto il giretto panoramico ovviamente del posto. Ok ragazzi, abbiamo finito il giretto panoramico e... ha una reputazione questa Nightfallen. Ok. Vabbè, noi continuiamo la quest. E altre cose per... Oddio mio. Ah ok, è pieno di gente come sospettavo infatti. È un posto per fare quest praticamente questo. Come se fosse... non mi viene il paragone adesso, però avete capito dai. Comunque bisogna farmare questa all'infinito qui per gli artifact power, dai. A occhio credo sia quello. Fatemelo sapere voi semmai nei commenti se è così o no. C'è un collegamento per lo Skyhold qua fuori, quindi ci vediamo direttamente su. Ok, sono arrivato appena allo Skyhold e c'è un... c'è Khadgar sotto forma di palla che mi dice di tornare a trovarlo a Talarn. Qua invece... un pezzetto di Ekip. Ah, a posto, semplicemente un regalo, grazie mille caro. Grazie mille a te. Finalmente un elmo decente, non quello schifo che avevo. Allora, qua c'è addirittura una quest leggendaria, quindi la prendiamo subito, potenziamo la quest e per oggi praticamente ci siamo. Ci fa startare un quest un qualcosa che capirò poi, nel prossimo video sicuramente ne capirò già di più. Abbiamo anche la spell qua.
che faremo poi però, perché non voglio mettere le cose a caso. Potenziamo, il mio obiettivo è arrivare qua, quindi bisogna che potenzio questa parte. Ok, 3, oddio mio. 1000 artifact power, voglio morire. Però va bene. Ragazzi, visto che praticamente il continuo dell'altro video è venuto un po' cortino, ho pensato di, diciamo, mettere questa parte in più in cui faccio un VG, e che in realtà sarebbe uno dei primi VG che faccio. Ne ho provati giusto un paio, ma proprio per curiosità, così in maniera molto veloce, e sarebbe praticamente il primo che faccio un po' seriamente, tra virgolette, e soprattutto quello che faccio insieme a voi per primo. Allora ragazzi, intanto ce lo ciniamo, perché devo assolutamente portarmi su la parte dei talenti e gli honor, perché ho letto un po' così, diciamo, un po' a cazzo, a occhio, quanti bonus ci sono. Cioè ce ne sono veramente tantissimi. Cioè, per esempio, tipo questo, 10% della vita è tantissimo. Quante volte vi capita, per esempio, di rimanere con un cazzo di vita? E quello è un 10%. Questo poi, cioè, lo spell reflect, che normalmente non c'è nello spellbook del guerriero da adesso, l'hanno messo, cioè, perfetto. Questo poi anche, cioè, è importantissimo, cioè, il Colossus Smash è resettato ogni volta che fai la charge, cioè. L'Intercept è sempre stata una spell che io ci contavo praticamente per sfruttare il mio compagno, per, non lo so, magari c'era un nemico che si nascondeva dietro una colonna, prendevo io, usavo questa spell sul mio compagno e poi usavo charge, così, praticamente da formare una specie di V. Sapete una cosa che non so veramente? E se ci sono i vendor PvP, infatti lo sto spammando, però nessuno mi si caga. E se c'è effettivamente il set PvP ancora, no, sapete che non l'ho visto ancora. Ditemelo voi, perché io non lo so. Vai, non gli spariamo questo artifact power gratis. Ah, questo lo devo vendere perché fa schifo, l'ho sostituito con un trinket che non mi ricordo dove ho preso, però questo. Che ho preso... Ah no, che cazzo sto dicendo? Praticamente facendo un BG mi ha dato questo. Quindi presumo, a occhio, che l'Equip lo prendi solo esclusivamente dai VG quando li vinci. E non c'è più il classico Bendor, capito? Credo, credo, forse sto dicendo una cagata, o forse no, non lo so. Eh sì, invece, credo proprio sia così, perché non esiste nemmeno più l'Honor. Ah, e come secondo personaggio che volevo tirarmi su, non è più il Paladino, ma voglio portarmi sul Demon Hunter, perché è veramente una classe che voglio scoprire, perché anche li vedo in giro così, che fanno spell, roba varia. È divertente, divertente. Poi alla più brutta posso anche metterlo Dunk quando sono al 110. 110, non 100. Adesso sicuramente non rimanete in giro a cazzo senza Hearthstone, perché c'è la Hearthstone iniziale, la Garrison Hearthstone, c'è la Dalaran Hearthstone, e poi c'è, per chi l'ha presa tramite il Garrison, c'è anche questa che vi porta al porto del Garrison. Cioè, quindi proprio sì che c'hanno 4 ore cooldown. Beh, oddio, solo questa 20-20-15, quindi easy. Ci ha chiamato. Sto BG che mi sta proprio sul cazzo. Che gran figata l'artefatto LDK. Bello proprio. Io ho visto quello del War, però non il primo, questo qua che si è messo in giramento. Cioè sì, è carino, ma non è proprio che mi salda tanto. Però ho visto tipo l'ultima che è veramente una figata. La mia skin fa ancora vomitare, perché non voglio spenderci soldi, perché ho tutta roba verde, cioè non ha senso spendere 300 gold per riforgiarmi tutto, essere carino e coccoloso, e dopo, porco dingi, che dopo, non lo so, una settimana ho tutta roba diversa e mi tocca spendere 300 gold, cioè non c'ha senso. Allora, la bandiera la lasciamo a lui, noi ci dirigiamo tutti insieme, vediamo se riusciamo a stare tutti insieme, perché è una cosa molto difficile. Andiamo verso qua, che di solito praticamente è il... come si dice, la base che viene contestata di più. Infatti, come vedete qua, cioè il mondo di K è arrivato primo, dall'altro di solito 2570 K di vita. Se c'è un healer dietro, non lo so, è tipo immortale. Allora noi ci andiamo addosso a questo lock. Mi sono sparato un GD a caso, non dovevo. Qui facciamo così e dai, allora. Ma ragazzi, però i miei dannetti, questo mouse mi sta facendo incazzare. Levi? Vabbè ragazzi, Fear Stun, sto cazzo. Vabbè, noi caghiamo in testa a quelli che ci presentano davanti e basta. Quello che spero è che non sentite troppo casino del mio mouse. C'è un healer? Tu muori, ho detto. Io prendo la cosetta qui, la flag, dai che ce la faccio, dai che ce la faccio.
Dai! Ez! Bene ragazzi, bene, bene. Ah, però nel frattempo che noi siamo stati a cazzeggiare qui, ci hanno preso l'altro. Perfetto. Più o meno è così che funziona. Uno si carica che prende la flag nemica, sì, apri la mappa, non lo so, t'ha preso di tutto. Ah, in due, guardateli. Aspetta che mi salvo forse se qualche... Sì, ciao. Attenzione! Forse il nostro si salva. Fiar! Il CD per la vita! Non c'è un cazzo di nessuno che viene a aiutarmi, è incredibile. Guarda, adesso muoio. Ah, no, mi ha accolto Moldalli. Grazie mille. Non dire che andate sui stronzi di DPS se c'è lì la che li fulla. Ecco, guarda. Vedi, c'ha le guardie del corpo, Sa che cazzo faccio. Ho chiccato. Dai, ce la famo! Sì! Attenzione, il piccolo Hunter. Gnometto Hunter. Ah, scappi? Scappi, merda. Stupidello! Non mi frega un cazzo, io non mollo niente. Tu vieni via con me. Vieni via con me, ho detto. Ragazzi, forse ce la facciamo a vincere. È un miraggio. Lo scontro subacqueo. Mori. Ez. Ah, comunque ragazzi, forse sarò al Games Week. Perché non ci sono andato mai, è una cosa che voglio vedere. Sperando che ne valga la pena. Penso che se vado al Games Week c'è qualcuno di voi che mi segue, che mi incontra e mi riconosce, mi svengo davanti. No, scherzo. So che le probabilità sono praticamente impossibili o quasi, però se succede, veramente. Vado in defibrillazione, casco lì per terra, muoio lì. E poi non si dice in defibrillazione, in fibrillazione, non defibrillazione. Perché defibrillazione è quella che si fa quando sta in fibrillazione. Lol. Qui si va sempre a scuola, ragazzi. Sempre. Dello, non si molla. No, però non va bene. Volevi? Volevi e c'è riuscito, altro che. E come vedete, tipo, il Demon Hunter ha tante cose per l'escape. Tante. Cioè, volendo può scappare via in 2 secondi. Non pensare tanto a lui, perché io ti spacco tutto. Forse non hai capito. Bravo, cura lui. Direi come va a finire. Così. Mi fa errore scricco. Ok. Perché a volte quando tipo si conquistava la flag mentre voi la stavate conquistando, faceva errore e ti faceva ricastare tutto da capo. No! Stop! Please stop! Stop! Aiuto! Mollo niente. Frega un cazzo. Via. Giusto un paio di persone. Oh, c'è Liller. Ha salvato. Eroe. Una delle cose di cui sono veramente contento è che è tornato l'overpower. Finalmente. Che è una spella che non costa un cazzo di rage, critta sempre, spacca i culi. Oh Cristo però, mi sta sciottando. Guarda! Ma che è? Cioè, perché sto morendo? Di chi cazzo sono questi pet? Ah, di questo pezzo di merda qui. Vaffanculo, vieni qua. No, sono morto, inizio al cazzo. E invece no, il mio caro healer, non molla niente. Si piazza in terza posizione per le kill. Non male. Allora, adesso prendiamo il nostro talentino, che possiamo usare l'execute a sbafo. Ragazzi, vi saluto e vi ringrazio come sempre per la visualizzazione. Noi ci vediamo al prossimo video in cui penso che andrò a fare un po' di quest per, diciamo, queste qua che si fanno su Ramar. Per soprattutto formare artifact power e aumentare la forza dell'arma, perché è impossibile, c'ho un livello dell'arma troppo basso e lo vedo sempre sui mob, anche soprattutto per la gente che ha le armi a 870 item level. Tipo io sto ancora a 800, tipo 801, è pochissimo, quindi devo per forza farmare. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.